noi abbiamo parlato del periodo del basso medioevo, durante il quale proprio l'attività commerciale, i viaggi realizzati dai grandi viaggiatori, consentono di entrare in contatto con il mondo reale in maniera diversa rispetto a come era avvenuto nell'alto medioevo, quando l'unica concezione che si potesse avere del mondo era quella che proveniva dalle fonti antiche, dagli antichi, dagli erbari, bestiari e lapidari che parlavano di varie figure, la chimera si considerava un animale reale, il grifone si considerava un animale reale, appunto l'unicorno anche, e così via. C'erano gli erbari che parlavano delle erbe, i bestiari parlavano degli animali, i lapidari parlavano delle pietre, si trattava di vere e proprie, diciamo, enciclopedie che intendevano illustrare le caratteristiche scientifiche, secondo la mentalità del tempo, ma anche metafisiche, filosofiche, simboliche di queste realtà, appunto pietre, erbe e animali. Direte, che c'entra con i resoconti di viaggio? C'entra perché questa visione del mondo così mitica era motivata dall'ampliarsi nell'alto medioevo, dall'ampliarsi dei boschi, dalla presenza, dalla percezione costante dei pericoli, le invasioni per esempio, no? Quindi aumentano i pericoli dovuti al mondo esterno, ci si rinchiude, c'è l'incastellamento, il mondo si fa piccolo, si vive tra le mura, diciamo, o nei loro dintorni del castello, al di fuori anche le antiche strade romane sono state invase dai boschi, quindi il mondo diventa misteriosissimo. È l'unico modo per entrare in contatto, per sapere che cosa si nasconda in questi boschi misteriosi, per non parlare poi dei luoghi lontani di cui di tanto in tanto si sente parlare. L'unico modo è leggerne qualcosa, chi sa leggere ovviamente, o comunque se ne entra in contatto proprio tramite gli scritti. Questi scritti, appunto vi facevo l'esempio di erbari, bestiari e lapidari, raccolgono non solo il catalogo di erbe, pietre e animali di cui si conosceva l'esistenza perché li si vedeva, il cavallo, la vacca, la gallina, anche la tigre non la si vedeva veramente in Europa, comunque. Ma in questi cataloghi, in questi erbari, bestiari e lapidari, c'era proprio l'elenco anche di animali che si credeva che esistessero, si riportavano in questi cataloghi anche appunto erbe, piante e animali di cui si aveva notizia perché ne era stato scritto, per esempio, dagli antichi. La chimera era un animale mitologico che esisteva a partire dalla mitologia greca. La chimera era, ci sono varie versioni, un animale con testa di leone, corpo di capra, coda di serpente o d'altro, in mezzo c'era ogni tanto qualche variante. È chiaro che non esiste. Entravano in queste sorti di enciclopedie questi animali. Arriva il basso medioevo e a partire dal XII secolo iniziano a diffondersi, iniziano a realizzarsi dei resoconti di viaggio. In realtà l'abitudine di prendere nota, di fare una sorta di diario di bordo vero e proprio, non è che stia nascendo adesso, perché già anche nell'antichità, per esempio negli ultimi secoli dell'impero romano, c'erano alcuni pellegrini che quando facevano quel loro pellegrinaggio, per esempio a Gerusalemme o a Roma per visitare la tomba di San Pietro, annotavano, facevano il loro diario di viaggio, cioè scrivevano come si svolgeva il viaggio, il percorso, e naturalmente anche soprattutto con considerazioni spirituali, si trattava di diari legati al pellegrinaggio. Basso medioevo, a partire dal XII secolo, si ripropongono questi resoconti di viaggio, alcuni dei quali sono appunto di carattere spirituale, quindi ci sono questi viaggi che sono legati al pellegrinaggio, ma ce ne sono anche alcuni che si fanno a strada che sono di origine mercantile, commerciale. Il più importante di questi resoconti di viaggio è il Milione, soprannominato così, di Marco Polo. Il Milione significa letteralmente L'Emilione. Marco Polo e la sua famiglia erano veneziani. Il soprannome della famiglia, e quindi di Marco Polo, era Milione. Ora, appunto, proprio il Milione di Marco Polo è la vetta, l'apice di questi resoconti di viaggio. Ed è proprio in Marco Polo, nel Milione, che noi troviamo, per esempio, il motivo per cui i resoconti di viaggio sono così importanti. Cioè, noi comprendiamo perché i mercanti e i commercianti siano così importanti nel comprendere come funziona davvero la realtà a partire dal basso medioevo. Perché ricordiamoci che Marco Polo sta circa 20 anni lontano da Venezia, perché Marco, con il papà e con lo zio, erano tutti e tre mercanti, fanno un lungo viaggio in Asia e arrivano alla corte del Gran Khan per commerciare.
Chiaro che siamo in un tempo in cui non bastava prendere un aereo, fare l'andata e il ritorno, per quanto il jet lag ci potesse essere, ci voleva molto tempo per arrivare dall'Europa, da Venezia, fino al cuore dell'Asia. Ecco che appunto Marco, suo papà e suo zio restano in Asia per circa d'anni a scopo commerciale. Questo testo, questo lascito che ci ha fatto Marco Polo di questo viaggio ci permette di scoprire usi e costumi delle popolazioni che lui incontra. Veniamo per esempio a conoscenza della setta degli Ashashin, degli assassini, letteralmente sarebbe la parola assassino in italiano, anche contemporaneo, ha origine nel Medioevo. Perché, questa è una storiella interessante, a un certo punto Marco Polo racconta di questo vecchio della montagna, il quale si cresceva questi uomini che erano degli assassini. In che senso? Nel senso che lui li drogava con l'ashish, ashashin per questo, cioè la parola assassino viene da ashashin, adesso non so, io lo pronuncio sicuramente in maniera errata, quindi li drogava proprio, gli faceva fare, non so adesso come si assumesse l'ashish, non lo so veramente neanche oggi, quindi li drogava, li prendeva già piccolissimi, venivano cresciuti in questo modo, per cui venivano costantemente drogati con l'ashish e in quanto storditi diventavano più coraggiosi e venivano proprio utilizzati come killer dei nemici, per cui erano proprio assassini, nel senso che in quanto drogati con l'ashish diventavano killer al comando di questo vecchio della montagna. Questo ce lo racconta Marco Polo e viene così introdotta la parola assassino appunto nel volgare italiano. Questo per quanto riguarda usi e costumi di cui si inizia a venire a conoscenza proprio grazie a quanto ci è stato lasciato dai resoconti di viaggio, quindi si entra in contatto con realtà umane totalmente diverse rispetto a quelle europee. Le droghe è vero che erano note, per esempio anche nell'Odissea si parla dei mangiatori di loto, ne parla anche Alberto Angela in una delle sue escursioni nel mondo dell'Odissea, ma al di là di questo, insomma, non so fino a che punto fossero note delle droghe, per esempio in Europa, nel Medioevo, sinceramente. Suppongo e spero anche che non ce ne fossero, c'erano abbastanza alcolici in compenso in giro. Al di là degli usi e costumi delle altre realtà, un altro dei motivi per cui i resoconti di viaggio in genere, il Milione in particolare, è così importante è che smantella, come già vi anticipavo, la visione del mondo che era propria del Medioevo. Io ho citato l'unicorno non a caso, perché nei bestiari medievali, abbiamo detto, esiste l'unicorno, questo bellissimo cavallo bianco elegantissimo, con questo corno unico sul capo, che secondo i bestiari medievali, che vi ho detto erano delle enciclopedie che davano anche un significato simbolico agli animali, questo animale bellissimo, candido e meraviglioso, poteva essere avvicinato, poteva essere catturato solo da una giovane vergine, una ragazzina vergine, alla quale infatti questo cavallo si avvicinava spontaneamente e a quel punto poteva essere catturato, perché da altri non si faceva avvicinare, era pericolosissimo. Tra l'altro questo ha un significato simbolico, metaforico, legato all'importanza della verginità. Doveva essere fisicamente intatta, ma d'altra parte, anche senza andare tanto indietro nel tempo, nella cultura cristiana, Maria, madre di Gesù, com'è? Vergine. Tecnicamente all'interno della Chiesa Cattolica ci sono delle verità che vengono definite dogmi, verità che vengono considerate appunto vere senza bisogno che ce ne sia una prova scientifica, nemmeno una comprensione fisica. Quello della verginità di Maria è un dogma ed è una cosa che infatti la scienza non potrebbe mai accettare. Questo dogma dice che si tratta di un mistero divino, il come, il quanto, il quando, ma si dà per assodato, noi dobbiamo credere per fede che Maria fu vergine dal concepimento, come è naturale, fino alla sua morte, anzi fino alla sua assunzione al cielo, che ancora non mi è chiaro a questo punto se prima morì e poi fu assunta, come ha detto Giovanni Paolo II, o se fu direttamente assunta in cielo, come si diceva prima. Comunque anche quello dell'assunzione è un dogma, cioè è una verità di fede che va creduta così com'è, senza porla in discussione, senza cercare prove scientifiche. Quindi capisco, voi avete ragione nel momento in cui vi chiedete ma com'è possibile, ma allora come funziona? Ma non si dà risposta, nel senso che la Chiesa Cattolica, quando emana, quando pronuncia un dogma, è quello uno
può farsi tutte le domande che vuole, non avrà risposta. L'unica risposta è vergine dall'inizio alla fine, basta. Non c'è dato sapere altro perché il resto è mistero divino. Ora, perché tutto questo discorso? Per dire che l'importanza della verginità della fanciulla è un elemento che fa parte di un panorama molto vasto e complesso legato a tutta una storia antropologica già molto antica, ma sicuramente particolarmente forte nell'ambito cristiano. Perché vi ho parlato dell'unicorno? Perché veniva visto in questa maniera e con un certo significato simbolico allegorico, come dicevamo, arriva Marco Polo e dice: va bene, allora, in Asia, durante il mio viaggio, io l'unicorno l'ho visto. E dice Marco Polo: guardate che l'unicorno non assomiglia nemmeno lontanamente al modo in cui ci viene trasmesso, al modo in cui ce lo immaginiamo. Perché? Ci viene descritto come un bellissimo cavallo agile, leggiadro e sopraffino. In realtà è un animale grosso, tozzo, grigiastro, pesante, puzzolente e aggressivo. E ha un corno sul naso. E quale animale stava osservando Marco Polo dicendo che quello era il vero unicorno? Stava guardando? Cos'è questo animale pachidermico? Era il rinoceronte. Allora, il rinoceronte, quindi, grazie a Marco Polo, capite che cosa sta succedendo? Che è come se avvenisse una sorta di dissolvenza tra la credenza mitologica, che inizia a svanire, sopraffatta, vinta da ciò che cade sotto i sensi. Il rinoceronte è ciò che si vede, quindi l'unicorno è sbagliato come ce l'hanno trasmesso. Quello è mito, questa è realtà, ok? Questo passaggio può avvenire grazie ai resoconti di viaggio che trasmettono proprio queste stranezze, come fossero stranezze, ma che rappresentano però la realtà.